Buongiorno, grazie di essere qui per dar corso a questa mostra, Stupor. Questa mostra Stupor, delle sculture bellissime di Mosconi, di Stefano Campana, dei disegni, e poi abbiamo l'artista belga Kissinger, che è promossa dal Museo d'Arte Spontanea di Bruxelles. La poetessa, naturalmente, che ci ha deliziato con delle poesie, Gabriella Baldari. Sono davvero contento, ribadisco, che una mostra d'arte abbia luogo in un luogo così importante per la comunità di Stezzano e diventa davvero un'ulteriore occasione di dialogo fra la comunità e la casa di riposo stessa. Complimenti e buona continuazione a tutti. Oggi inauguriamo la mostra Stupor. Siamo nella RSA di Stezzano e noi condividiamo in pieno il discorso che l'arte è sicuramente un linguaggio che permette ai nostri ospiti di dire quello che magari non riescono a dire a parole. E questo è importante perché l'emozione attraversa sempre tutti. Visto le nuove restrizioni, abbiamo dovuto dedicare questa mostra in questi due giorni solo ai parenti degli ospiti, ma noi ci auguriamo che si possa trattenere a lungo e che in primavera, nella primissima primavera, si possa aprire al pubblico. Io vedo tanti bambini con gli occhi aperti che stanno anche loro guardando un significato. A me piace molto che ci sia la mostra in questo posto. Io mi trovo bene qua. Ci sono i nostri collaboratori che ci insegnano bene, facciamo le nostre cose, i nostri pennelli. È una cosa interessante, significativa. No? Penso che abbiamo lavorato bene anche noi con le nostre amiche. Cambiato un po' l'arredo, che è meraviglioso, più allegro, c'è un po' di spirito, insomma. Dopo mi piace fare qualcosa di strano, Lo vedo stupendo, piace. È sul blu. È un azzurro particolare, bluetto, bello. Ma mi sento come sciogliere quando c'è qualcosa. A me piace davvero. Perché quest'arte ci lascia la libertà di attribuire a ciascuno il significato che vogliamo. È logico. Proprio come abbiamo fatto noi. Io ho fatto come Luisa, ti ricordi quando l'abbiamo dipinto insieme? Io ho fatto come la Kissinger, ho buttato su tre colori, il blu ciano, il rosso magenta e il bianco. E poi ognuno di noi, così come desiderava, ha mischiato questi colori. E io vi farei anche un po' i complimenti, perché questo quadro, in mezzo a quello degli altri artisti, non sfigura. Quattro nonni erano belli, cinque papà erano ancora belli e tutti portavano con sé